cari amici, ben trovati a tutti. Allora, titolo, come avete visto anche nel testo che lancia questo video, è un anno con il Vito Mercedes by Trivellato, customizzato dalla divisione App Venture della Trivellato. Finalmente, dopo un anno, è tempo di bilanci. E quindi, cosa va e cosa non va? Cosa ci è piaciuto e cosa non ci è piaciuto? Anche per quelle che sono state le cose che abbiamo fatto fare per questo Vito per renderlo speciale. Partiamo innanzitutto dalle cose che ci sono piaciute in maniera assoluta. Allora, partiamo da quella che è stata la parte, diremo, della ciclistica che è stata migliorata, che nel primo Vito che avevo avuto era stato un grande problema per me, cioè il fatto dell'altezza da terra del mezzo e della tipologia di sospensioni che utilizzava e delle protezioni sotto, che erano quelle di standard del van delle serie Vito normali, non customizzate dalla App Venture. Cosa è stato fatto? Gli abbiamo montato degli ammortizzatori diversi ed è stata alzata la luce di quasi 8 cm da terra per quanto concerne appunto la zona degli absorber, cioè degli ammortizzatori. Quindi il mezzo è adesso 7-8 cm più alto del Vito standard. Il mezzo in questo modo non tocca mai per terra, non ci è mai capitato di dare una botta sotto di quelle pericolosissime che può arrivare un sasso e ti rovina la coppa dell'olio ed è un disastro o cose del genere, oppure di rimanere impantanati e non riuscire ad uscire. Non dimentichiamoci che questo è un Vito con la trazione 4x4, quindi con le gomme giuste si esce veramente dappertutto, e questa maggiorazione dell'altezza da terra è stata strategica, come ovviamente con gli ammortizzatori dedicati a cui che sono stati montati. Idem comunque la sicurezza della placca Dakar, cioè una placca in metallo differenziato, quindi in acciaio, sotto al posto della plastica comune, ci ha dato una sicurezza incredibile. Quello che c'è qua sotto poi di importanza capitale, che cos'è? È il nuovo motore a 9 marce con pistoni rivestiti in ceramica, che ha portato i consumi ad essere ai limiti del ridicolo, cioè consuma come una berlina pur essendo un van, quindi con tutta la pesantezza del van. Intelligentissime le luci, le abbiamo apprezzate da morire, che montano di serie, questa, perlomeno in questa classe qua, che sono quelle con la capacità di autoadattamento, per cui anche tu tieni sempre gli abbaglianti, leggono le luci delle macchine che arrivano, delle città, e i fanali si regolano da soli, per cui non hai mai il rischio di abbagliare nessuno. Tanta tranquillità in più quando si guida. E adesso passiamo alla parte interna. La comodità, lo vedete, basta dare un'occhiata, è qualcosa di strepitoso, ma è come il Vito standard. Dentro non abbiamo fatto fare, da questa parte di vista, per quanto concerne la plancia e il posto guida, nessun tipo di modifica, a parte l'elettronica che vedete qua di tipo aggiuntivo. Questa qui che abbiamo voluto, che cos'è questa parte qua? È quella che ci regola sia, sappiamo sempre la temperatura dietro dei cani, quanta acqua abbiamo, tutto quello che può essere importante per la vita dei cani, e quindi ci permette poi dopo di regolare, di accendere le ventole che le vedete sopra, questi quattro pulsanti. Da qui abbiamo l'accensione autonoma di tutta l'elettronica. Adesso ci darà la temperatura che abbiamo dietro dei cani, 19.5, e da qui accendiamo tutte le ventole che ci possono servire in modo da aspirare l'aria dietro, ma altrettanto di richiamarla da qua con una cosa che adesso vi farò vedere. Questa cosina qui in più, come vi dicevo, è quello che ci dà l'indicatore di quanta acqua abbiamo nel serbatoio, che è quella che poi dopo utilizziamo per i cani, per lavarci e per altre cose che poi vi farò vedere questa sera. Ecco, qui vedete la macchina attrezzata per tutta quella che è la nostra vita, perché dopo un po' di tempo è diventato questo van né più né meno che una sorta di seconda casa. Dicevamo le cose che ci sono piaciute e quelle che ci sono piaciute un po' di meno. Quello che ci è piaciuto per esempio un po' di meno, avevamo fatto fare questo portafucili in metallo, purtroppo è stato realizzato un po' troppo piccolo. Qui vedete si apre male e ci sta, e quindi infilare un fucile è un casino da mettere paura, andrebbe fatta l'apertura da quest'altra parte, aumentato un po' il volume, e perché così ci sta a malapena un fucile difficilmente con una custodia di quelle semirigide. Oggi non l'abbiamo portato perché siamo stati soltanto ad allenare, quindi niente fucile. Ci spostiamo da quest'altra parte.
Allora, questo lo vedete benissimo, è il serbatoio dell'acqua, comodissimo, lo rifarei 50.000 volte così interno perché non gela d'inverno ed estate non si scalda troppo, pur scaldandosi un po' come è ovvio che sia in base a quella che è la temperatura. Altrettanto una cosa che non ci ha entusiasmato è questa cosina qua, che pensavamo che fosse utile eccetera eccetera. È utilissimo, per esempio, perché qui teniamo i documenti da caccia, teniamo tutto quello che ci serve, teniamo il ricambio per olio dei fucili, teniamo scotch, kit di pronto soccorso, vedete, cose per pulire le armi, tutto quello che si può servire. Che cos'è che invece è comodissimo altrettanto? Questa parte qua, dove ci vedete delle cose strane, poi vi spiego a che cosa servono. Ok, per le cartucce, ok, come vedete qua, per esempio, altre robine, anche qui olio che può essere sempre utilizzabile per mille cose, come per esempio ci è stato abbastanza comodo, e poi dopo vi dico, capirete anche perché non siamo disordinati, non stiamo lasciando delle bottiglie in giro per senza niente. Quest'altra parte qui dietro, dove qui qualcosa ci sta e si può mettere, comodissima questa parte qui. Poi sempre comunque, vedete, io ci appoggio giacche di riserva e altre robe. Mentre molto molto meno comodo sta a fare qua, che tocca aprire tutto, dove dentro ci sono le parti di ricambio delle, praticamente per la macchina, le chiavi per in caso di foratura, vedete, triangolo, cric e varie roba. Questo qui ci è piaciuto un po' di meno perché guardate che casino che tocca fare ogni volta che si chiude. Andrebbe fatto qualcosa di un pochettino più pratico, lo rifarò fare adesso col tempo, quindi qualcosa a cerniera da aprire in maniera un pochettino più semplice. Per il resto, una roba che ci ha invece entusiasmato, che abbiamo fatto fare, questa finestrella qui dietro. Questa che cosa consente di fare? Chiudiamo tutto quando non vogliamo avere in comunicazione per odori, roba del genere, con reparto cani. Lo apriamo quando vogliamo la climatizzazione identica a quella che abbiamo nell'abitacolo. Dietro si accendono le ventole e le ventole risucchiano l'aria dell'abitacolo climatizzata, sia quando è troppo caldo che quando è troppo freddo, e nel giro di pochi secondi abbiamo la stessa climatizzazione che abbiamo di qua, di là, dietro, nel reparto dei cani. Altra cosa comodissima, questi appendini qua, dove vedete ci tengo foulard aggiuntivi, cappellini aggiuntivi, e tutto rimane ordinato. Per il resto ci sta tutto quello che ci serve, e vedete, una macchina che è attrezzata per le robe da caccia, la borsa dei bip, le nostre cartucce, io c'ho tutto doppio, triplo, per non rimanere mai a piedi con niente. Ecco qua, altra cosa che ci ha veramente entusiasmato è stata la parte proprio dedicata ai cani. Qua è stato fatto quasi tutto veramente a livello di perfezione. Vedete che abbiamo da qui tre interruttori. Questo comanda la pompa dell'acqua. Eccola qua, che ci serve quando dobbiamo abbeverare i cani, lavare gli stivali, cose del genere. E in più io l'utilizzo anche per un'altra roba che vi farò vedere questa sera. Ve l'ho già detto. Perché? Sorpresa delle sorprese. Mi sono reso conto che per l'altra mia enorme passione, infatti io porto tutto in uno, vedete che tengo, siccome di cani adesso ne ho quattro in attività, due stanno tranquillamente insieme, una, eccola qua, la Bessie, e quella di qua, mi lascia sempre questo scomparto libero dove ci tengo sia gli scarponi che le robe per quest'altra cosa che adesso vi spiego. Infatti vi sarete chiesti, ma Andrea è un gran disordinato con le bottiglie di plastica in giro, ha lasciato sto casino, poi che roba è questa cosa qui strana? Sì, questo è chiaro, vedete, felpe di ricambio, abbiamo bagni schiuma e company che ci servono anche per fare la doccia, perché io ho scoperto che questa macchina in unum è perfetta anche per chi, come il sottoscritto, oltre alla passione per la caccia, c'ha quella per queste robe che si fanno con questi attrezzi qua, che sono un po', li vedete, dei miei arbaletti da caccia subacquea. Qui vedete il mio più utilizzato in assoluto 85 monoelastico, come il roller 85 per altri tipi di pesca, come fucile molto più serio per fondali un pochettino più impegnativi, e per altre prede il 95 doppio elastico con tanto di mulinello. Li tengo sempre sempre in macchina, ovviamente, tranne quando non è super caldo, perché li levo, altrimenti il caldo mi rovina gli elastici. Ma io anche qui, come vedete, riesco a tenere, senza dover diventare pazzo, facendola diventare una sorta di seconda casa, tutta la mia vita. Caccia, addestramento cani e pesca subacquea. E infatti vi volevo far vedere un'altra cosina che era importante. Ah,
Questa, lo sapete a cosa serve? A rifare la punta ai fucili, alle aste di fucili da pesca subacquea quando si rovinano, una lima. Ed ecco che arriviamo alle bottiglie e al bagnoschiuma. Prende acqua del mare, mette un po' di bagnoschiuma e serve per lubrificare le mute in neoprene spaccato per mettere comodamente. Quindi gli si bagnano dentro con questa roba qua in mezzo a un campo e poi dopo te le infili e vai a far pesca subacquea. Cosa che è fighissima, non so se ci avevano pensato, è il fatto che per esempio qui si alloggiano anche comodamente, oltre come vedete schienalini, tutta la parte dei pesi, i coltelli da pesca subacquea, mute di 2-3 pesantezze per varie cose. Qui c'ho i miei Bermuda, in questo caso ho delle 50 da basso fondo, ma ci stanno anche pinne maggiorate di qualsiasi livello per fare qualsiasi tipo di fondale, tutto comodamente stivato qua. Ci tengo sia le pinne che gli scarponi. Ovvio, adesso da breve arriverà la stagione delle beccacce, le pinne non mi serviranno più fino alla prossima primavera, ma nel frattempo vi volevo dire che serve perfettamente tutto questo. Per cui, come ci siamo trovati? Una cosa strepitosa, 2-3 modifiche interne per farlo un pochettino meglio, ma veramente mai un mal funzionamento, mai un problema, se non una cosa che vi voglio raccontare. Ho preso una botta io per mia, facendo una manovra, e sono andato a rompere una parte, un braccio sotto dell'ammortizzatore che non si sarebbe dovuto rompere per la piccola botta che avevo preso, ma abbiamo scoperto una cosa, che chi aveva montato gli ammortizzatori, poi abbiamo fatto un check in tutti gli altri, aveva usato un bullone 1 al risparmio, l'aveva messo di alluminio invece che d'acciaio. Abbiamo dovuto fare la sostituzione, cambiare, rimettere a posto e rifilettare tutta la zona. In parole povere, con 4 euro in croce ho rimesso a posto tutto, e per il resto una roba strepitosa. Quindi un ottimo lavoro, dove forse l'ultimo estetico finale problema, ve lo faccio vedere, seguitemi, è stato questo. Si è un po' cominciato a scollare gli adesivi, ma adesso li andremo a rimettere a posto, quelli con cui abbiamo brandizzato la partnership tra la divisione Adventure di Trivellato e noi di All For Shooters, All For Hunters. Tutto il resto fornito di serie. Ah, una roba non è fornita di serie, per nessuna ragione. Potete anche volerci investire i miliardi e tutto quello che vi pare, ma non si può avere. Sapete di cosa parlo? Di questi 4 affari qua, dei nostri cani, che in questo caso posso dire finalmente, dopo lungo allenamento e tante cose, c'ho una batteria di cani, 4 cani di livello strepitoso, che questi non ve li dà in optional nessuno, li dovete fare voi. Come? Anche prendendovi un bel furgone, muovendo il sederino e facendo come fa sottoscritto, che per queste passioni, caccia e caccia subacquea, come vedete anche questa sera nel secondo stacco, ho veramente dedicato e sacrificato tutta la mia esistenza. Ci vediamo dopo! Thank you.
Allora ragazzi, come vi dicevo, abbiamo cambiato d'abito, come avete visto. Adesso siamo in uno spot vicino a dove vivo io. Abbiamo stasera tecnica sarà quella del calasole, ma come avete visto, qui dentro siamo riusciti a tenere tutta la nostra attrezzatura sempre, anche per la caccia subacquea. Io la chiamo caccia subacquea. Vi ho fatto vedere, queste per esempio sono pinne da 50 che utilizzo per il sottocosta, terreno come quello là. Scusate, terreno, un lapsus. Spot come quelli, con fondali massimo di 1,5 m, 2 m, tutti pieni di rocce, dietro arriviamo anche ai 3 metri, ma sempre intervallati da rocce, non servono pinne più importanti per andare a fare immersioni più fonde. Ma ci stanno anche pinne molto più lunghe, tutto perfetto, tutto ben conservato. Ecco qua, come vedete, abbiamo riposto gli scarponi di stamattina, qui tutto nel suo ordine, quindi il mezzo è veramente strepitoso. Il fucile che ho scelto oggi, un 85 monelastico, e là insieme ai guanti e la maschera. Adesso non ci rimane che chiudere, ancora dare un bacio a questo strepitoso mezzo che veramente ci accompagna in tutta la nostra vita. Qui non viene mai nessuno, quindi lo possiamo lasciare belli tranquilli. Ci appropinquiamo al mare e nel frattempo una roba. Come è andata oggi coi cani? Lo vedete nel video. Non posso chiedere all'operatore di stare qui 2-3 ore, per cui com'è andata invece questa serata di pesca nel calasole lo vedrete nelle foto. Un bacione per davvero a tutti e buona vita a tutti.